Benvenuti ragazzi sul Network Test Dark Souls Remastered. Innanzitutto dobbiamo scegliere tra questi, diciamo, setup iniziali già con delle statistiche standardizzate per ognuna di esse per provare, diciamo, questa prima sessione che From Software, scusate, ci permette. Ovviamente tutto verte sull'online, provare i server, provare la stabilità, vedere le lag, eventuali crash e così via. Ovviamente la prima cosa che è subito negativa, che in questa sessione, che io ho giocato per all'incirca 2 ore, non mi è stato possibile evocare ben per più di 2 persone. Quindi non, le evocazioni fallivano tutte, le invasioni procedevano senza alcun problema al riguardo, mentre peraltro diciamo che qualche problemuccio si è manifestato. Andiamo a parlare in questi 15 minuti di quello che offre Dark Souls Remastered per quanto riguarda l'online. Abbiamo una piccola sessione di gioco che è la Chiesa dei Non Morti, ma la prima cosa che sale subito all'occhio è che questa morte è stata causata da un backstab quasi laggato. Non si capiva bene come sia avvenuto. Comunque questo avveniva nei vecchi server di Dark Souls, del primo Dark Souls. Finalmente, dopo tanto sperare, un giocatore viene convocato alla nostra chiamata, risponde alla nostra chiamata, viene evocato e quindi praticamente tutto sta nel completare l'area e quindi sconfiggere il boss e così via. Ma io che non ho mai provato l'online in Dark Souls, solamente pochissime volte nel primo e nel secondo su PS3, solamente poche volte, è molto bello da giocare quando si trovano dei compagni che sanno leggerti nel pensiero, possono aiutarti in determinate situazioni, non fanno gli stronzi e così via. Anche le invasioni, diciamo, sono molto carine alcune. Infatti ho salvato delle clip molto divertenti, anche perché la maggior parte degli scontri che avvenivano erano uno contro uno. Più avanti userò le dita rinsecchite proprio per aumentare le affinità e quindi le evocazioni in questo mondo, sia le invocazioni sia le invasioni, però diciamo non è cambiato di molto. Diciamo in totale questo è un primo giocatore che sono riuscito a evocare, mentre il secondo verso la fase finale del video. In questo piccolo spazio di gioco si deve provare il tutto. Ovviamente in termini grafici, di finiture, siamo, diciamo, a un livello superiore perché l'effetto scintillante delle armature si nota anche tutto gli sprite, le animazioni dell'assorbimento delle anime, le fiamme, il fuoco, l'erba che ha una sua animazione, comunque tutto viene praticamente migliorato da questa remaster. Abbiamo, diciamo, molto di cui avere fiducia, anche perché già nelle anteprime si vede il passo, diciamo, positivo che è stato fatto rispetto a tutte le altre remaster. Dark Souls Remaster, diciamo, come rifiniture grafiche, texture e stabilità di frame. Ecco, per esempio, io qua magari avrei voluto che tutto questo fosse stato provato all'interno della città infame per vedere, diciamo, con le invasioni, le invocazioni, il frame come si comportava. Questa è un'area abbastanza tranquilla. Comunque per me, che è stata, diciamo, le prime volte provare, diciamo, l'online, non lo provavo da anni, c'è cioè qualcosina così, è stato parecchio divertente. Giocare in cooperativa, soprattutto con questi ragazzi, con questo guerriero del sole che mi ha aiutato parecchio, però purtroppo, ragazzo mio, alla fine vai a fare un errore che non mi sarei aspettato, dettato dall'imprudenza. Questa è una chicca molto carina, cioè ti indico il bersaglio, caro ragazzo, e tu che fai? Ma è una cosa meravigliosa, cioè questo sì che è spirito di iniziativa, questo è spirito di squadra. Ecco,
Non ho potuto osservare invasioni doppie né poter invocare più giocatori alla volta, perché la maggior parte fallivano tutte. Alla fine poi ci sarà un'ulteriore sorpresa. Basta, diciamo. Non stavo nella pelle perché volevo rigiocare Dark Souls su PS4 senza aspettare il 25 maggio. Però avremo l'opportunità di giocarlo alla grande. Ecco, voglio approfittare anche di questo video, che questo video praticamente sarà l'anteprima della, quindi il primo video in assoluto sulla playlist che andrò a creare su Dark Souls Remaster. Voglio dei consigli, voglio qualcosa, detto qualcosa riguardo il playthrough che andremo a fare. Cosa mi consigliate di fare, come iniziarlo, quale classe prendere, insomma, io già ho delle idee in testa, ma se c'è qualcuno che magari vuole consigliare qualcosa o magari vuole dare un'iniziativa riguardo ai passi, ecco, questo praticamente è la morte, sto poveraccio che va a fare, viene praticamente stuprato dai cavalieri di Baldur e anche dal Chandler che si trovava in cima. E poi noi ci scarichiamo la tensione sul povero Lautrec, sul povero diciamo, tanto è l'unico NPC col quale abbiamo potuto parlare in questa sessione. Anche perché, ragazzi, uccidendolo almeno ci ritorna utile il suo anello. L'anello è 5 moneta droppate. Quindi dicevo, se avete qualcosa da propormi prima di cominciare la serie su Dark Souls Remaster, perché ovviamente ragazzi, quando io comincerò a pubblicare la serie già sarò a un buon punto. Quindi inutile consigli, diciamo, fatti nei video perché non avrebbero senso. Preferirei magari che fossero fatti qui. Infatti voglio proporlo questo video, quest'anteprima, proprio per questo test che ha voluto From Software e che comunque consiglio di migliorare perché i problemi di lag ci sono, è come se ci sono. Cali di frame non ne ho visti, anche perché è vero, la situazione è tranquilla, non ci sono molti nemici, anche perché qua qualcosa poteva succedere con tutti questi bot qui, nemici, siamo nel mondo di un giocatore, più lui ha evocato qualcun altro, insomma qualcosa doveva succedere, invece è rimasto abbastanza fluido. Quindi magari qualche piccola correzione va fatta, il gioco non è crashato, non ci sono stati, non è frizzato, insomma. Molto 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 bene è andata tutto sommato. Ovviamente sempre qualche piccolo, diciamo, problemuccio capita sempre come questo, fortunatamente. Ecco, le classi non sono state abbastanza bilanciate in questa prova perché praticamente i danni che fanno le spade lunghe sono piuttosto minimi contro l'armatura del Cavaliere Nero. L'OP è lo spadone del Cavaliere Nero, peraltro diciamo non ho provato classe mago, no, per niente, poi cavaliere, guerriero, non facevano un granché di danno. Comunque è stato carino non poter creare il personaggio perché almeno così il succo si presenta quando abbiamo delle classi già con armature predefinite, statistiche già di buon livello e quindi non abbiamo possibilità di fare dei level up, infatti le anime sono del tutto inutili qui, l'unica cosa che servono sono appunto le umanità che ti consentono di riavvivare i falò e di tornare umano, quindi quello proprio per provare diciamo l'online. Sì, questa demo si può completare anche una decina di minuti se non si fa l'online. Ci arrivi, inizi, vai direttamente dai gargoyle e buonanotte. Comunque, morti diciamo parecchio dei giocatori, sì e no, sì, diciamo che ho avuto un 60 di vittorie e un 40 di sconfitte. Giocatori molto più esperti mi hanno fatto la pelle, invece qualcun altro, diciamo, sono stati dei combattimenti molto interessanti, i poveretti magari non, erano la prima volta che provavano l'online, magari la prima volta che si destreggiavano nel PvP, perché il PvP rispetto ad altre situazioni, il PvE
è completamente diverso. Combattere contro un altro giocatore è completamente diverso, non è come combattere contro i bot. Assolutamente no. E questa, ragazzi, è l'ultima invocazione. Questo giovanotto ce lo porteremo fino alla fine. Salirà con noi fino alla campana. E prima, diciamo, salutarci, avremo l'ultima invasione. Stupreremo questo cavaliere nero. Diciamo, anche questo è pure bello. Che quando si è in due si può fare strategia. Come avete visto poco fa, io ero solo nell'invasione. Ho sfruttato quest'area per avere, diciamo, i due bricconcelli attaccati anche dal cinghialozzo ed altri nemici di questa parte. È bello anche per questo il PvP. Come spettro rosso si possono sfruttare l'aggro dei nemici e quindi contro i propri avversari. Quando si è invece in coppia, tagliare la strada all'avversario, come vedrete, portarlo alle strette e farlo fuori. Comunque ho incontrato veramente giocatori esperti, giocatori alle prime armi, ma comunque giocatori che mi hanno permesso di provare Dark Souls Remaster. Io li ringrazio tutti, anche perché non avendo i nominativi abbiamo solamente le classi che ci contraddistinguono. Io li ringrazio a tutti, lo stesso indistintamente, per quelli che mi hanno fatto la pelle, per quelli che ho sconfitto, per quelli che mi hanno aiutato. Grazie veramente a tutti. Siete stati veramente molto bravi. Ok, questa era l'ultima invasione e ora saliamo in cima al campanile. Qua, diciamo, non può mancare la terza evocazione, che è quella appunto di Soler. Dai, l'emblema, l'icona di Dark Souls ce lo portiamo fino alla fine. Dai, lo evochiamo, ci divertiamo e affrontiamo i gargoyle in tre, più forte che mai, dai. Un poveraccio forse è morto, infatti no, il Cavaliere Soler ci ha invaso qualcun altro durante la scalata e forse è caduto. È morto comunque. Però ce n'è qualcun altro che cerca, che forse ha tentato di trovarci, però una volta attraversata la nebbia del boss, il fantasma ritorna nel suo mondo. Questa, diciamo, questa parte dobbiamo vedercela insieme, come i gargoyle vengono svegliati dalla presenza del non morto prescelto, i guardiani della prima campana. Vabbè, poi ha voglia di parlare di lore, di gameplay, di tutto, parleremo di tutto in Dark Souls Remastered. Finalmente lo giocheremo insieme, ci divertiremo, moriremo, scleremo, faremo cose, diciamo, e voglio che queste cose partano anche da voi. Suggerimenti, come partire, dove andare per la prima volta, perché ragazzi, ricordate, grazie alla chiave universale possiamo andare ovunque. E godiamoci la boss fight. Dai, Cavaliere Soler, manca il bersaglio. Comunque, gli HP sono abbastanza, sono triplicati per il boss. Ditemi, 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 voglio che commentiate, non tanto il video in sé, ma voglio che mi diciate qualcosa sulla serie che andrò a fare di Dark Souls Remaster. Ora arriva il compagno, un gargoyle semidistrutto. Già privo della coda, dell'elmo, molto fragile rispetto al suo compagno. Che bello, questa praticamente era agli albori di Dark Souls, molti giocatori si bloccavano qui. Bello. Grazie ragazzi per avermi aiutato. Unità gemelle e medaglione solare. Ragazzi, suonando la campana, per questo video è tutto, ci rivedremo con la serie Dark Souls Remaster molto presto, molto 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 presto. Mancano ancora 2 settimane, non vedo l'ora che arrivino queste 2 settimane, che passino velocemente per poterlo giocare. Grazie ancora e
alla prossima. Ciao ragazzi.